Al The Space Cinema di Montebello torna a Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 10 novembre, notte horror. 11 novembre, animazione e cortometraggi. 12 novembre, documentari e lungometraggi. Dal 10 al 12 novembre, Voghera Film Festival 2017, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Buonasera a tutti, Bari Caffè! Buonasera, buonasera, buonasera! Buonasera, benvenuti alla terza puntata di Bulli e Pupe Art Contest, seconda stagione ovviamente. Voglio chiamare immediatamente i bulli e le pupe protagonisti di questa serata. E allora iniziamo subito con, per la squadra dei bulli, Giuseppe Schiavone. Un applauso a Giuseppe! Ed eccolo qua, e poi Raimondo Otassoie. Vieni, vieni pure Raimond, buonasera. E per la squadra delle pupe abbiamo Catherine e Angelica, eccole qua. E poi abbiamo Katia Repetti, un applauso a Katia. Bene, 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 andate pure a prepararvi, vi chiamo tra poco. Prego, andate pure, accomodatevi. Allora, che cosa succede adesso? Che ci sarà la prima manche, quindi ognuno di loro farà una performance. Signore e signori, è emozionatissimo Giuseppe Schiavone! Facciamo un applauso a Giuseppe Schiavone! È arrivato il momento delle queste due sorelle in rosa. Signore e signori, un applauso a Catherine e Angelica! Bubbly, bubbly. Set it! You see the girl with the dick, tick, tie, she be gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spin down to the ground, size, big activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, we have some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in like your element, body, body, may take up a permanent residence. Ok, 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 ok. Signore e signori, una voce che io ho ascoltato alle prove è potentissima. Un applauso a Katia Repetti. The speed of language of love, like you know what it means. And I can be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. I hang on every word you say till
Moretti. Signore e signori, un applauso per Raymond Utasowie. Perché tra pochissimo sarà tra di voi la nostra Lella. Vieni Lella sul palco, vieni, dai, facciamo un applauso a Lella. Eccola qua. Vai, buone votazioni, vai. A dopo. Stiamo per scoprire quale delle due squadre passa il turno e quindi accede alla seconda manche. Potrebbe essere la squadra dei Bulli. La squadra dei Bulli con Raymond che... ci ha dimostrato come ha potuto, perché solitamente si fa in altre situazioni con un team, con una squadra, con palcoscenici più grandi, la sua abilità di atleta. Oppure potrebbe essere Giuseppe, che coraggiosamente ha interpretato una versione di Alexandra Burke di Alleluia, un brano che è super amato, super cantato, difficilissimo, ma lui la voce l'ha tirata fuori. Oppure potrebbe essere la squadra delle Pupe con un'altra grandissima voce potente, che è quella di Katia, che anche lei ha affrontato un brano difficilissimo, The Best di Tina Turner. Oppure Catherine e Angelica sono riuscite comunque a farci divertire e a far trasparire tutta l'energia e ovviamente la competenza che hanno nel ballo. E quindi passa alla seconda manche e quindi supera il turno la squadra delle Pupe. Sono le Pupe a superare il turno. Bravissime. Intanto facciamo un applauso ai Bulli. Noi abbiamo degli ospiti, quindi accomodatevi pure, tra poco. Abbiamo degli ospiti perché? Perché l'anno scorso è stata una bellissima edizione di Bulli e Pupe, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo avuto i nostri vincitori, però ogni puntata qualcuno dice, bussa alla porta e dice io voglio tornare, e in realtà a noi fa un sacco piacere, alcune volte siamo anche noi a chiamarli, e quindi questa sera tra il pubblico nascosti ci sono due concorrenti della precedente edizione che tornano sul palco e sono Coster e Mick Truda. Venite. Il gioco della vita, frate, è pieno di inganni, molto spesso i traguardi sono soltanto ologrammi. Papa di tutti gli sbagli, sì, nessuno ti fa sconti, non conta quanto vali, conta solo quanto conti. Trato ho visto mari e monti, ho visto diverse culture, e se ci penso bene sono le stesse le paure. Il denaro e la morte qua vanno sempre a braccetto, in questa società io mi sento un inetto. Se usi l'intelletto in fondo ne sarai deluso, il giardino dei tuoi sogni al portone è sempre chiuso. Ho chiuso con le droghe, sì, mi dava solo noia, ora non ti muovo più niente e faccio un dissing al mio boia. La gioia l'ho trovata, azione, le cose più semplici, faccio tutto da solo, non ho mai avuto complici. Ho fatto a pugni col diavolo e ne sono uscito intatto. Mi voleva la mia anima e ho strappato il contratto. Politica la vita, lascia tutti a bocca aperta, non ti spiega la teoria e la pratica è una merda. Malinconia, nostalgia, l'ansia che mi oppressa, devo fare i conti sempre con una società diversa, dove l'uomo fa più danni di un comune terremoto. Sogniamo il volo come l'aquila crollata al suolo, prendiamo posizione se ci invano il territorio, come animali abbiamo il nostro istinto predatorio. Eccoli qua, Coster e Mick Truda, grazie per essere stati con noi, ovviamente grazie, potete tornare ad accomodarvi quando volete, noi siamo qua o altrove, ok? Grazie mille Coster e Mick Truda. È arrivato il momento della seconda manche, abbiamo due performance e poi decretiamo il vincitore, anzi la vincitrice, e la prima ad esibirsi è Katia. Un applauso a Katia. Yeah.
artists think what will they say or say that we only say goodbye with words I died a hundred times you go nella sua seconda manche, e adesso è arrivato il momento di rivederle all'opera nella loro seconda manche, quella che potrebbe decretare la vittoria di questa coppia di ballerine, Catherine e Angelica. Un applauso. Vincitrice di questa serata, ma prima chiamo sul palcoscenico, signore e signori, diamo il benvenuto ad Andrea Pulli. Va bene, ma non hai delle parole per noi, perché lui è un poeta, dovete sapere, per chi non lo conosce ovviamente, e è arrivato qua stasera e mi ha detto: guarda, io non ho preparato niente, però con il foglio delle scommesse ha scritto una poesia sul momento adesso. Sui biglietti della SNAI, esatto. Ha scritto una poesia adesso. Ti va, non abbiamo neanche un sottofondo musicale, è proprio una cosa improvvisata. Sì, siamo disorganizzati. Ferma, mi hai chiamato mezz'ora fa. Hai ragione, no, è vero, l'ho chiamato mezz'ora fa. Sto mangiando, ma vengo lo stesso, per affetto, vero? Sempre perché ti fa piacere essere qua. Allora, io ti cedo il microfono. Fai quello che vuoi, vai, il palco è tuo. Beh, facciamo un applauso ad Andrea Pulli così. Così. Grazie a tutti. Quanto tempo ho? Ah, faccio quello che voglio. No, allora io ho scritto una poesia così di fretta sui biglietti della SNAI perché Marco non aveva tempo, non sapeva chi chiamare. Vabbè, chiamatemi. Sottofondo ce l'abbiamo un po'. No, vabbè, faccio io. Adesso facciamo il serio, faccio il serio. Ne sono passate di stagioni. Alcune ci hanno fatto sentire nuovi. Certe ci hanno fatto sentire vecchi. Io non ho mai avuto nulla di quello che volevo. La rivoluzione più straordinaria è sentirsi diversi, come quando eravamo ancora vergini, sconosciuti all'amore, inusitati, inediti, freschi. Spesso nell'ingenuità ho trovato la maturità e spesso con l'esperienza ho perso la saggezza. Io sono uno sprovveduto, mimetizzato tra i vissuti, che ancora crede nel destino. Grazie. Senti, non sei qua solo per leggere questa meravigliosa poesia che hai appena fatto, ma sei anche un giudice.
Eh sì. Quindi ti chiedo di metterti sul lato del palco e io chiamo definitivamente sul palco i Bulli e le Pupe, tutti sul palco, venite, 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 facciamo un applauso alle due squadre. Adesso è arrivato il momento per voi di votare. Andiamo più verso di là, se riuscite stringetevi un pochino, bravi, ok. Allora, caro Andrea, tu hai ovviamente osservato e ascoltato le due performance, a chi vuoi destinare i tuoi 5 punti bonus? Ma mi sono piaciute tutte le posizioni, però do il mio voto alle ragazze perché sono più giovani e quindi Catherine e Angelica, perché sono giovani, perché sono giovani, meraviglioso, meraviglioso, ok. Troppo giovani per te, suggerisce. Troppo giovani per te, vabbè. Raymond, chi hai preferito? A chi vuoi dare i tuoi 5 punti? Cosa? Katia? Lei? 5 punti per Katia! Complimenti Katia! Grazie Raymond. E adesso tocca a te invece. A chi vuoi destinare i tuoi 5 punti bonus? Io li darei a Katia. Altri 5 punti per Katia! Grazie mille, un applauso definitivo ai Bulli. Mettetevi al centro, abbiamo il verdetto e quindi stiamo per scoprire chi avrà accesso alla semifinale. Allora, vi dico una cosa, che la differenza di voti è non minima, di più. Per cui chi ha vinto davvero per poco. Il pubblico e ovviamente poi il giudizio dei Bulli hanno decretato un voto davvero quasi 50-50, ve lo dico. Allora, passa alla semifinale e vince o vincono la terza puntata della seconda stagione di Bulli e Pupe Art Contest. Quindi mai dire mai, sarà più avanti, poi ne riparleremo, quindi mai dire mai. Facciamo un applauso a Catherine e Angelica. Complimenti davvero Katia, ci rivediamo in semifinale. Buonanotte, ciao a tutti.